Tornate a questo ultimo incontro dei giovani. E oggi concluderemo il nostro percorso sull'uomo, il creato, parlando appunto dell'uomo come corpo, anima e spirito. Intanto voglio salutare come sempre tutte le sedi che ci stanno seguendo e ci hanno anche seguito in questi incontri: la sede di Trento, Lucca, Bologna, Padova, Biella, Milano, Corsico, Morbegno, Mantova, Siena, Rieti, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Messina, Catania, Siracusa, Trapani, Oristano e Cabras. E anche le sedi estere, quelle della Svizzera, Germania, Austria e Inghilterra. Saluto anche le sedi calabresi, che ormai siete tantissimi, magari poi vi saluterò nello specifico alla fine, e introduciamo questo nuovo incontro, quest'ultimo incontro con il meditare, come sempre. Prima di sentire Daniela con il meditare Eucaristia, mistero della fede, volevo ricordare che è possibile sempre interagire tramite l'email diretta movapos@gmail.com e informo anche che da questo momento c'è la diretta Twitter curata da Don Francesco Brancaccio. Gesù, ti ringraziamo e ti benediciamo per la tua grande grazia che hai concesso alla tua Chiesa di cibarsi del tuo corpo e del tuo sangue con retta fede, tornando pentiti alla casa del Padre. Fin dal primo giorno in cui la Vergine Maria, Madre della Redenzione, mi inviò a ricordare la tua parola, sempre ci hai guidato a ricevere l'Eucaristia, unica sorgente della nostra conformazione a te, crocifisso e risorto, sacrificio d'amore, obbediente al Padre per la salvezza dell'umanità. Beata Eucaristia, l'unico desiderio che ricolma e dona pace al cuore, la sola fonte che disseta l'anima, il solo corpo che nutre e sostiene i pellegrini verso il Regno, il solo sangue che dona la gioia di vivere per te, mio Gesù. Tutto è l'Eucaristia e tutto è in essa. Chi la ama, ama secondo verità Dio, se stesso e i fratelli. Chi la riceve con fede, conforma il suo essere all'essere di Cristo Gesù. Chi la vive con passione e amore, fa della sua vita una passione di amore, un sacrificio di salvezza per il mondo intero. Beata Eucaristia, quanto ti bramo, ti amo, ti adoro. Saziandomi di te, tutto il mio essere si sazia. Con te nel cuore non cerco più nulla. Ho tutto, perché ho te, che sei il mio tutto. Iniziamo con una preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Regina della Pace, Madre della Redenzione, in nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Questa sera parleremo dell'uomo. Lo vedremo nella sua unità, che è unità di corpo, di anima, di spirito. Il corpo non è qualcosa di accidentale per noi, è lo strumento attraverso cui la nostra anima e il nostro spirito si rivelano, si manifestano, producono. Per cui il corpo è essenza stessa dell'uomo. Voi sapete la differenza che c'è tra l'angelo e l'uomo. L'angelo è creatura di Dio, razionale, intelligente, volitiva, però senza corpo. E vive una dimensione di eternità. Noi invece abbiamo un'anima che è, diciamo, incarnata, abbiamo un corpo animato, e questo corpo e quest'anima sono messe nella storia.
e sono sempre in divenire, in crescita. Per cui voi potete sviluppare la vostra anima nella santità più grande e il vostro corpo nelle virtù più vere, più belle. Per cui voi dovete pensare che questa interazione è necessaria perché voi diveniate. Ecco, pensate voi per esempio allo spirito dell'uomo, quello che noi diciamo il frutto che si manifesta dell'anima nel corpo. Ecco, pensate per esempio un pochetto alla sapienza, alla conoscenza. Ecco, quante potenzialità ha l'uomo di crescere nella conoscenza, nella sapienza? Sono infinite. Però molte volte noi lasciamo questo spirito soffocato. Il corpo, per esempio, che è lo strumento, deve essere curato. Non può essere dato al vizio, perché il vizio impedisce allo spirito di potersi manifestare, potersi esprimere, potersi sviluppare. E quindi questa interazione è necessaria, tant'è che i latini dicevano mens sana in corpore sano, cioè uno spirito sano deve essere un corpo sano. Se voi avete un corpo che trascinate nei vizi, avete una mente voi che non vi regge. E infatti voi sapete che per studiare occorre anche quel giusto riposo, quella serenità, quell'equilibrio, anche l'alimentazione incide. Perché? Perché noi siamo questa realtà mirabilmente connessa di anima, spirito e corpo. Ora, se voi leggete il Vangelo secondo Luca, quando si parla di Gesù bambino, si dice che lui cresceva in età, sapienza e grazia. Cresceva nel corpo, nello spirito, nell'anima. Lui è un vero uomo, però cresceva in età, sapienza e grazia. Cresceva nel corpo, nello spirito, nell'anima. E quindi il vostro spirito deve crescere come? Attraverso lo studio, la conoscenza, la vostra anima, attraverso la santità, le virtù. Il vostro corpo cresce naturalmente con l'alimentazione, però va curato bene il corpo. Per esempio il giusto riposo, il rispetto della notte e del giorno, perché il corpo ha le sue leggi. Oggi si vorrebbe un uomo senza leggi fisiche, corporee, questo non è possibile, lo dovrete il vostro corpo. Adesso a voi le domande, in modo che insieme possiamo ragionarci su, pensarci su ed uscire questa sera con un pensiero nuovo che vi deve guidare a impostare in modo diverso la vostra vita, perché la vita va reimpostata sempre, ogni giorno. Sentiamo le vostre domande. Padre Costantino, riguardo la relazione tra corpo, anima e spirito, c'è una di queste che è una di questi che governa gli altri? Che... Non che governa gli altri, c'è l'anima razionale, l'anima volitiva, l'anima che è la parte spirituale, che deve essere alla guida. Come guida l'anima? Attraverso lo spirito, per esempio la coscienza, la volontà, l'intelligenza, sono necessarie perché tu possa guidare il tuo corpo, la tua anima, la tua stessa vita. Se tu per esempio non usi l'intelligenza, non usi la sapienza, non usi le quattro virtù che sono legate alla sapienza, che sono prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, tu che cosa fai? Hai un corpo disordinato, non lo usi bene, e un corpo disordinato non produce. Tu devi produrre, però produce tutto attraverso il corpo. Però il corpo ha bisogno dello spirito, lo spirito ha bisogno dell'anima. Se tu hai anima in grazia di Dio, che alimenti con la preghiera, lo spirito è forte. E quando lo spirito è forte, tu puoi vincere la carne. Cosa diceva Gesù? Pregate perché anche se avete uno spirito forte, la carne è debole. Come fai tu a vincere il corpo, la carne debole? Attraverso quest'anima forte, risoluta, decisa, che tu possiedi. Però questo te lo dà la santità. Per cui la vita nostra la attingiamo in Dio. Tu attingi la vita in Dio e poi la vivi. Perché la vita è Dio.
Io sono la via, la verità e la vita. Più vita tu attingi in Cristo e più tu vivi, meno ne attingi e meno vivi. Però l'anima va curata, lo spirito va curato, perché l'uomo è questo divenire perenne. Cioè l'uomo è una creatura che non si fa in un istante, è in un divenire. Però è un divenire di vita o di morte, quello che tu vuoi. Tu ti puoi uccidere in questo divenire o puoi salvarti, dipende da te. Dice la scrittura, io metto dinanzi a te l'acqua e il fuoco, dove vuoi stendere la mano. Però se tu hai una volontà, per esempio, debole, non fortificata dalla grazia, tu avrai un corpo che ti trascina dove vuole lui. Non cammini più. E allora tu devi avere un corpo governato dallo spirito. E oggi questo non avviene. È il corpo che governa lo spirito, ma non lo spirito che governa il corpo. Però tu sai che un corpo che governa lo spirito va alla rovina, perché è governato poi da che cosa? Dalla concupiscenza, dai desideri non buoni, da tutto ciò che oggi è ozio, per esempio, non vedi? Oggi è ozio, vizio, e questo è il corpo che ha preso il sopravvento sullo spirito e non lo guidi più. Per cui tu devi avere sempre uno spirito forte, però uno spirito forte è frutto di un'anima forte, e l'anima forte è quell'anima che cresce in grazia. Gesù cresce in età, sapienza e grazia. Aveva questo equilibrio mirabile, equilibrio formidabile Gesù. Sempre Gesù governava il suo corpo attraverso lo spirito e governava lo spirito attraverso l'anima, però governava l'anima attraverso la grazia del Padre. Tu ti ricordi quando Gesù entrò nell'orto del Getsemani? Aveva uno spirito triste. Come superò questa tristezza? Attraverso la preghiera l'anima divenne forte, risoluta, robusta, e governò lo spirito, e poi Gesù uscì dall'orto degli olivi come? Sereno, in pace, pronto per andare al sacrificio della croce. La preghiera fa questo. Sentiamo. Padre Costantino, quanto la condizione esterna ad una persona può determinare la formazione dell'anima e dello spirito? Vede, la condizione esterna, e noi la chiamiamo tentazione. Ecco, tu puoi essere tentato, e la tentazione è per tutti. Non c'è un uomo che non sia tentato. Un amico può tentare un altro amico. Dove vai a studiare? No, vieni che ci divertiamo. E la serata se n'è andata. Tu non so se hai fatto questa esperienza. Molte volte, ecco, uno ti chiama e dice, beh, che fai? Sto studiando. No, usciamo, dai, vieni che usciamo, facciamo quattro passi. E poi la giornata è persa, perché poi da quattro ne fai cinque passi, da cinque ne fai sei, e anziché poi tornare a studiare, cade, diciamo, in questa tentazione. Ora, la tentazione va sempre superata. Attraverso che cosa? Attraverso la preghiera che ti fa forte nel dire no a colui che ti tenta. Perché c'è la tentazione. È inutile che noi ci nascondiamo chissà dietro quale cosa. Però siamo tutti tentatori gli uni degli altri. Ci tentiamo sovente, molto spesso. E allora cosa succede? Che lo spirito, vedi, non ha quella fortezza da dire no, mi dispiace, questo non posso farlo. Ho un impegno di studio che devo portare, quindi i miei orari sono questi, per esempio. Ora, se noi non abbiamo però una vita di preghiera, un'anima forte, lo spirito nostro è debole. E se è debole cadiamo in tentazione. Perché, vedi, per salire verso su occorre impegno, occorre fortezza. Scendere verso giù, basta che ti rotoli e arrivi dove vuoi, però salire occorre fortezza. La fortezza che te la dona? L'anima, che va, diciamo, alimentata di grazia. Una buona preghiera è la migliore medicina contro la pigrizia, per esempio, o contro la tentazione, una buona preghiera. E quindi noi ci dobbiamo abituare a pregare, perciò si prega. Noi preghiamo per che cosa? Per avere qualche grazia.
qualche grazia del corpo, dell'anima, dello spirito familiare, invece dovremmo pregare per avere prima di tutto questa forza potente che ci permette di essere noi coloro che governano la nostra vita. La vita dobbiamo essere noi a governarla, perché se ce la governano gli altri ce ne andiamo male. Ti ricordi Pietro cosa voleva fare? Voleva governare la vita di Gesù. Ti faccio un esempio, maestro, ci sono 500 ammalati alla porta di Cafarno, vieni che li guariamo. E Gesù cosa rispose? No, Pietro, non posso, perché il Padre mio mi ha detto di andare altrove. E degli ammalati, lasciali stare ammalati. Il Padre mio già sa di che cosa hanno bisogno e ci pensa lui. Comprendi? Vedi, Pietro vuole governare la vita di Cristo. Oppure Gesù dice a Pietro, io vado a Gerusalemme, no maestro, a Gerusalemme non devo andare. Capite? Ecco l'ambiente esterno, vedi? Che sono i tuoi amici poi, no? Che Pietro era amico di Cristo. No, a Gerusalemme non andare, maestro. E cosa rispose Gesù? Lungi da me, Satana, tu non pensi secondo Dio, tu mi tenti. E di queste cose ne avvenivano spesso. Allora Gesù era forte, però sapeva resistere. Non si lasciava tentare da nessuno. Lui mai cadde in un tranello degli uomini. Perché vedi che gli uomini... Perché chi ci tenta? I nostri amici. Quelli che stanno accanto a noi ci tentano, non quelli che stanno lontano. Perché quelli che stanno lontano ci conoscono. Quelli che invece stanno vicini sono i tentatori. Perché molte volte sono lì proprio per questo, per tentarci. E se noi siamo forti, riusciamo a vedere la tentazione e a vincerla. Prego. Padre Costantino. Vai. Oggi le neuroscienze cercano di spiegare il pensiero, la coscienza, la mente, spesso andando, cioè sorpassando il concetto di anima. Il concetto cristiano di anima è legato solo alla mente. No, l'anima, vedi, quando io muoio, non dico tu muori perché sennò ti spaventi, e quando io morirò, la mia mente non penserà più, il mio cervello sarà piatto, se lo mangeranno i vermi. Però la mia anima, che è spirituale, immortale, credi immortale, va presso Dio e lì riceve o il premio o il castigo. E cosa fa l'anima? Attende che io, il mio corpo, risusciti per ricongiungersi e ricomporre quell'unità che è propria dell'uomo. Perché Cristo è risorto? Perché il corpo è la vita dell'anima, la vita visibile dell'anima. Il corpo è questo, è la vita visibile della tua anima. Però se l'anima tua muore, ne puoi mettere ossigeno nel cervello. Non c'è niente da fare, perché l'anima non c'è. Perché l'anima, la morte che cos'è? È la separazione del corpo dall'anima. L'anima che è questa parte spirituale di te che va verso Dio, che sale in alto, che va in cielo. Per cui le neuroscienze possono dire quello che vogliono, possono studiare il funzionamento del cervello, ma l'anima non la possono studiare. Possono fare come Federico II. Tu sai cosa ha fatto Federico II? Lui era un poco ateo. Mise un uomo in una botte, lo fece morire, perché dice dal buco deve uscire l'anima. Capito? L'anima è spirituale. Capito? L'anima è spirituale. Non è materia l'anima, che ti viene data al momento stesso del concepimento. Per cui non è il genitore che ti crea l'anima. Perché l'anima, essendo spirituale, non può venire da un corpo. I genitori donano il corpo, le cellule del corpo. Il Signore infonde l'anima ed è creata direttamente da Dio. Questa è la teologia della Chiesa. Per cui non è un cervello l'anima, non è il pensiero l'anima. Il pensiero, la riflessione, sono frutti dell'anima attraverso il tuo corpo. Sono frutti. Però l'anima è essenza, è sostanza spirituale che è dentro di te e che non cade sotto l'osservazione dei fenomeni, capito, scientifici, non cade sotto questa osservazione.
perché l'essere spirituale è tuo, però tu sai quando uno muore. Noi diciamo spirò, cioè rese l'anima. Detto questo, spirò. Quando Cristo morì sulla croce, quando l'anima uscì dal suo corpo, e in quel momento il corpo non sente più dolore, non sente più nulla, perché l'anima non c'è più, e non essendoci l'anima, lo spirito non opera più. Lo spirito si va con l'anima, capito? Cioè tutta la parte di sapienza, intelligenza, se ne va con l'anima, perché l'anima produce per se stesso questo. Prego. Padre Costantino, come si è realizzata in Gesù Cristo questa giusta armonia di corpo, anima e spirito? E poi come noi uomini, spesso vulnerabili, possiamo acquisire questa giusta armonia? Allora, l'armonia come la chiamiamo noi? La chiamiamo crescita. Gesù cresceva in età, sapienza e grazia, contemporaneamente. Se tu non cresci contemporaneamente in età, sapienza e grazia, tu crei disarmonia. Ecco l'uomo di oggi. Ecco, tu puoi essere uomo muscoli. Comprendi? Puoi avere, diciamo, una corporatura ben robusta, però puoi avere uno spirito da bambino e un'anima da neonato, perché non la curi. L'anima va curata. Lo spirito va curato e il corpo va curato. Molti oggi eccedono sulla cura del corpo, per cui la cura del corpo ti richiede tanto di quel tempo. Tu hai tutte le palestre, tutti i fitness che fanno, tutta la cura del corpo. Però se a una persona che fa per esempio 10 ore alla settimana di cura del corpo, la inviti per una messa domenicale, non ha tempo. E quindi che cosa avviene? Avviene uno squilibrio, per cui c'è un corpo che si sviluppa e un'anima rachitica, un'anima non sviluppata, un'anima che non riesce poi a governare la tua vita, perché tu non l'hai sviluppata. Oppure, per esempio, cosa succede oggi? Che tu puoi avere un corpo ben formato, però hai uno spirito un pochetto carente. Oggi, per esempio, quali sono i mali della nostra società? Sono carenza di spirito, carenza di sapienza, carenza di dottrina, carenza di scienza. Molta scienza non c'è, ne avremmo di bisogno e non c'è. Perché? Perché acquisire la scienza necessita sacrificio. Ti ho detto che l'uomo è un essere in divenire, è un essere che non si fa in un giorno. Per acquisire la scienza occorrono 20, 25, 30 anni e poi dopo, fino alla sera della tua vita, devi sempre tu aggiornarti, perché la scienza ha bisogno di questo costante aggiornamento, altrimenti quella che conoscevi ieri non serve più oggi. Comprendi? Però noi quanto tempo diamo alla crescita in sapienza, in scienza? Quanto diamo noi di tempo nell'apprendimento? Quanto tempo diamo noi allo studio personale, per esempio? Comprendi? E allora abbiamo quest'uomo squilibrato. Poi pensa che anche se tu vai 10 ore a scuola, non studi perché vai lì senza interesse, senza, diciamo, amore, senza diligenza, senza, diciamo, alcuno scopo. Sei parcheggiato lì. Poi non studi, che non apprendi, che fai? Resti infantile. E vedi che l'infantilismo oggi è grande, sai, perché ci sono pensieri infantili, ragionamenti infantili, mentalità infantile, perché non si è sviluppata la mente. E quindi poi dopo, quando tu devi affrontare i problemi della vita, che sono più grandi di te, li affronti da bambino. E questo è il pericolo di oggi. Non vedete che molti matrimoni stanno fallendo oggi? Falliscono già sul nascere. Perché? Perché il matrimonio ti richiede una maturità spirituale forte e tu sei rimasta bambina. O io sono rimasto bambino. Questo vale anche per noi preti.
che siamo ordinati, però rischiamo anche noi di divenire, restare bambini, e poi dopo che fai? Puoi rovinare anche una parrocchia. Perché quello che ti si chiede è un sacrificio, però per fare un sacrificio grande tu devi avere uno spirito grande. Io dico sempre che Gesù non andò in croce a 6 anni, andò in croce a 33, però a 33 anni aveva tanta potenza di grazia e di verità nel suo cuore da poter sopportare tutti i mali del mondo nel suo corpo, perché era preparato, cresceva in età, sapienza e grazia. I fallimenti oggi della nostra vita sono in questa carenza di crescita in sapienza e in grazia. Perché la vita ha bisogno di persone mature, persone formate, persone che crescono. Tu affronti il matrimonio con una mentalità da bambina, alla prima difficoltà che fai? Non ce la fai più, non riesci. Perché non hai maturato questa crescita. Poi quando ti serve non ce l'hai. Ecco perché da piccolo dobbiamo crescere in età, sapienza e grazia. Mente, spirito, anima. Dobbiamo crescere. Ora, se voi vedete la vostra gioventù, è una gioventù che è ancora molto infantile, molto capricciosa. E questo non possiamo noi permetterlo. Perché? Perché poi dopo, quando la vita vi obbliga a delle scelte forti, non avete la possibilità di farle, non resistete, è come se voi andaste a zappare senza avere i cali alle mani. Dopo mezz'ora la zappa vi fa male, perché non riuscite più a tenerla in mano, e la buttate. Ora, se voi non fate i calli alla mente e all'anima, il corpo poi quando vi serve non lo avete. È chiaro questo? Per cui ci sono tanti corpi di adulti, ma anime bambine e spiriti adolescenti. E qui questa sera vorrei che voi capiste che questa unità va sviluppata insieme, perché l'uomo è colui che diviene, è colui che matura ogni giorno, è colui che cresce. L'uomo non è stato fatto da Dio in una sola volta, è stato fatto da Dio in divenire, e il suo divenire è nelle sue mani. Sempre, ricordatelo. Prego. Padre Costantino, volevo sapere, in alcuni lavori, come il medico o l'insegnante, come bisogna tener conto della dimensione spirituale dell'uomo per curarlo, per svolgere bene il lavoro? Vedi, nella parabola dei talenti è detto, per esempio, che il Signore non diede a tutte le stesse capacità, a chi ne diede una capacità, a chi ne diede 5, a chi ne diede 10. Ora, voler livellare tutti gli uomini, tutti i ragazzi, mettere sullo stesso piano, allo stesso livello, pensando che tutti abbiano le stesse intelligenze, le stesse capacità, questo è un errore metodologico grave. Perché ognuno risponde secondo quello che è il suo quoziente di intelligenza, di volontà, di sapienza, di conoscenza. Capisci? Allora come si fa ad avere, diciamo, un livellamento universale? Non si può. E allora bisogna capire il ragazzo che cosa è capace di fare e cosa non è capace di fare. Alcuni, per esempio, sono portati verso una materia, altri verso un'altra materia. Alcuni hanno un interesse, altri hanno altri interessi. Alcuni possono, altri non possono addirittura. Comprendi? E poi si fermano. Si fermano perché la vita è questa diversità. Ora, l'omologazione è contro natura. Volere tutte le stesse cose, gli stessi livelli, le stesse acquisizioni, gli stessi risultati, non si può. E allora voi che siete, diciamo, maestri in questo, dovete capire che ogni uomo è un mistero per se stesso, è un mistero l'uomo, ogni uomo però è un mistero. E allora bisogna aiutare quel mistero che è dinanzi a voi
mistero che è dinanzi a voi, a raggiungere il suo fine, perché Dio l'ha creato per un fine. Molte volte il fine glielo diamo noi, no, è Dio che l'ha creato per un fine. Così per esempio il medico si trova non dinanzi a una malattia, dinanzi a un corpo che è malato. E ogni corpo è differente da un altro corpo. Per cui ogni corpo ha le sue reazioni, ha i suoi, diciamo, tempi, i suoi risultati. E allora bisogna stare molto attenti, che non tutti possono avere anche in medicina lo stesso risultato immediato. Tu puoi guarire in un giorno, un altro guarisce in un mese. Perché l'uomo è singolo, non c'è l'umanità in sé. L'umanità è un concetto astratto. Ci sono io, ci sei tu, c'è l'altro, ci siamo noi. Però ognuno ha una sua storia, ha una sua origine, ha una sua provenienza. Ha i suoi, diciamo, talenti, le sue capacità, i suoi carismi, il suo corpo. Per esempio, ecco, io ho un corpo abituato a certe cose, voi non l'avete abituato. E allora bisogna stare attenti anche in queste cose. Vedi che c'è questa multiforme grazia di Dio. E ognuno di voi è una grazia di Dio, però è una grazia misterica che non cade sotto la scienza. Capito? È impossibile che un uomo possa cadere del tutto sotto la scienza, perché è un mistero, perché viene dal mistero di Dio. Dice il Salmo, tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli l'uomo. E quindi l'uomo è un mistero così grande, vi dovreste innamorare voi del mistero uomo. Sentiamo. Monsignore, alcuni giovani nell'adolescenza non accettano il proprio corpo e cadono nei disturbi alimentari. Come guardare al proprio corpo quindi con gli occhi della fede? Tu il tuo corpo lo devi pensare come un dono di Dio. È il tuo asinello con il quale raggiungere il paradiso. Come ti è stato dato, così lo devi vivere. Però perché il corpo non si accetta? Perché tu non hai sviluppato lo spirito. Non c'è questa crescita armonica, spirito, anima, corpo. Se tu non hai una fede forte che appartiene allo spirito, tu non ti vedi in Dio, non ti vedi in una storia. Io questa mattina scrivevo che tutto è dono di Dio, è dono la ricchezza ed è dono la povertà, è dono la vita ed è dono la morte, è dono il corpo ed è dono l'anima, perché l'hai ricevuto, non te lo sei fatto. Noi niente ci siamo fatti, ricevendole come dono, però poi questo dono lo possiamo far crescere. Il Signore ha bisogno della tua forma fisica perché serve a Lui, gli serve questa forma fisica, gli serve. Io non so perché siano fatti in questo modo, però so che gli serve così. Comprendi? Però se tu non hai una fede, che fai? Non accetti il tuo corpo, ti rifiuti, ti ribella adesso, lo vuoi cambiare, lo vuoi modificare, lo vuoi trasformare, oppure ti ripieghi in queste forme, diciamo, di mancanza di volontà, di intelligenza, di sapienza, per cui poi cade in tante di queste forme che oggi sai che è quasi la malattia del secolo, ecco. Depressione, anoressia e altre cose. Sono veramente una malattia queste, eh? Perché dipendono però dal tuo spirito che non riesce a governare la tua vita. Perché il tuo spirito? Perché non l'hai fatto crescere. Vedi, educare una persona a crescere nell'anima dona una dimensione nuova. Educare una persona a crescere nella fede dona una dimensione nuova. Educare una persona a crescere nella conoscenza di Dio ti dona una visione nuova della vita. Ecco perché anima, spirito e corpo devono crescere insieme, non cresciate solo nel corpo, perché il corpo da solo poi non vi aiuta quando avete bisogno di esso.
Invece l'anima e lo spirito vi aiutano, vi donano una dimensione nuova alla vostra vita. Credetemi che è così. Prego. Padre Costantino, volevo sapere, con l'aiuto di Dio e con il nostro impegno, il tempo che si è perso si può recuperare? Vedi, c'è un tempo che si può recuperare e un tempo che puoi più non più recuperare. Però questo non significa che tu non ti possa mettere una carreggiata buona. Però, per esempio, ecco, il tempo dei primi 25 anni, se tu lo sciupi tutto, come fai poi a recuperare 25 anni di tempo? Tu, per esempio, sei musicista, no? Ecco, se tu inizi la musica a 6 anni, quando arriva a 10 anni, già le tue mani e il tuo strumento sono una cosa sola. Se tu inizi a 25 anni la musica, le tue mani e il tuo strumento sono due cose. Comprendi? Puoi anche suonare, però sono due cose, non è una cosa sola. Tu puoi studiare anche a 50 anni, puoi studiare, però se tu studi a 10 anni, fino a 20 anni, tu puoi entrare nella materia e diventa parte di te la materia. Se tu cominci a 60 anni, sì, hai tante conoscenze belle e sante, però sono due cose. Non sei tu. Vedi la teologia, siamo una cosa sola. Comprendi? Se avessi iniziato adesso saremmo due cose. E l'errore è proprio questo, vede, molti non capiscono che devono diventare una cosa sola. Per esempio la medicina e il medico devono essere una cosa sola. La teologia e il teologo una cosa sola. La professione è tu una cosa sola. E questo si fa col tempo, con l'età, se no, se tu inizi troppo tardi poi, non puoi arrivare, tu vedi certi mestieri, si possono fare fino a una certa età, poi dopo non sono più, non li puoi più fare, perché ti manca quell'abilità, quella intelligenza immediata, quella risposta del tuo spirito che vede e subito reagisce. Per esempio i riflessi, no, per certe professioni sono essenziali. Poi dopo a una certa età poi si rallentano e quindi non puoi più. Certi mestieri non si possono imparare a 40 anni. Fare il pilota di Formula 1 non puoi andare a 40 anni. Imparare la macchina, sì. Però sai andare in prima e in seconda. Pilota d'aereo non puoi arrivare a 40 anni, ne farà 18. Perché tu e l'aereo devi diventare una cosa sola. Tu e la moto una cosa sola, tu e la macchina una cosa sola, tu e gli strumenti una cosa sola. Un medico, per esempio, no, che inizia a 20 anni la medicina e a 25 è già laureato, inizia subito il suo lavoro, a un certo punto lui è il business, una cosa sola. Se andassi adesso a fare la medicina saremmo due cose. Io voglio dire, no. Comprende? Perché c'è e l'uomo e questo sviluppo, capito? Dove c'è una parte dove è più capace e poi c'è l'altra parte, quella che viene più tardi, che è meno capace. Se tu vuoi fare il corridore a questa età non lo puoi fare. Tu prendi il Vangelo, Pietro e Giovanni corrono, Giovanni lo batte e lui resta indietro, molto indietro, arranca perché ha passato l'età. Comprende quanto è bello? L'età, non la perdete l'età. Vedi, oggi c'è una teoria psicologica che dice che se tu vuoi imparare una lingua buona, 3 anni, 6 anni. E diventa, tu e la lingua è diventata una cosa sola. Per cui c'è un tempo che va valorizzato ed è il tempo vostro, di voi giovani. Voi avete un tempo così prezioso, potete fare miracoli a questa età. Poi dopo, se questa età passa, poi avete fatica. Io studio, però è come se non mettesse nulla nella mente. Mi alleno, però ormai la mente non recepisce più, non incamera più. Comprende qual è il problema? Perché a una certa età poi dopo questo è. Sentiamo. Padre Costantino. Mi è capitato spesso di sentir dire cerco di salvarmi l'anima,
Lo spirito? Cioè, quando no. Cosa intende dire una persona? Cerco di salvarmi l'anima. Salvare l'anima significa andare in paradiso. Io voglio salvare la mia anima, quindi non voglio fare un'azione che sia contro la mia coscienza. Che significa salvarmi l'anima? Salvati l'anima. Non fare azioni che siano contro la tua coscienza. Perché tu sai che nella teologia cattolica il peccato mortale conduce all'inferno, nella teologia cattolica. A meno che poi tu non ti penta, non chieda perdono a Dio e non fai, diciamo, proposito di camminare sulla tua strada. Nella scrittura c'è una frase molto bella: temi il Signore, perché non temi Dio? Perché non temi il Signore? Perché non hai, diciamo, questo riguardo per la tua anima? Salvatela, non fare questa cosa, perché è un male e non è giusto che tu facci il male. Per esempio un omicidio è male, salvate l'anima, non lo fare. Chiaro? Questo, prego. Allora, domande dal web. La prima ce la fa Irene e dice: Cristo risorto si manifesta con un corpo spirituale. Sì. Questo corpo spirituale e la sua presenza spirituale è uguale al nostro spirito? Tu cerca di capire sulla terra, qui sulla terra, noi parliamo di anima e di corpo e di spirito sulla terra. Quando Cristo risorge è il suo corpo che viene trasformato in luce, cioè lui ha un corpo di luce, un corpo di spirito, un corpo come quello degli angeli. Come sarà il tuo corpo quando risusciterai? Per cui nel paradiso, quando tu andrai nel paradiso, avrai questo corpo di luce glorioso, immortale, incorruttibile, non muori più. Ed è il corpo dell'Eucaristia. Avete letto l'Eucaristia? L'Eucaristia che cos'è? Il corpo glorioso di Cristo, che è vero, reale e sostanziale, però vero corpo. Però è il corpo della risurrezione. Perché in ogni ostia consacrata c'è tutto Cristo? Perché Cristo è indivisibile ed è onnipresente. Dovunque c'è una sola ostia consacrata o un frammento, c'è tutto Cristo. Per cui Cristo è tutto con te e tutto con me. In ogni angolo di questo mondo, ed è tutto in paradiso, perché ha una dimensione nuova, la dimensione dello spirito che è onnipresente e indivisibile. Per esempio, dove sono gli angeli? Se un angelo è qui, può stare con un altro, certamente. Chiaro? Perché non hanno più la dimensione spazio-temporale, vivono nell'eternità. Però è il tuo corpo fisico che è trasformato, quel corpo che è stato portato alla tomba, messo, diciamo, in putrefazione, che si è decomposto, è diventato cenere, e qui il Signore dalla polvere del suolo te lo ricompone, te lo ridona, te lo ricrea, quello però non un altro, e tu sei ricongiunta alla tua anima. E quindi anima e corpo riformano la persona umana che era distrutta dalla morte. Perché nel cielo, vedi, non c'è la persona umana, c'è l'anima, perché manca il corpo. Solo Maria e Cristo e altri forse anche sono come persone nel cielo. Per cui quando tu preghi la Vergine Maria, tu preghi la persona della Vergine Maria. Quando preghi per esempio Sant'Antonio, tu preghi l'anima di Sant'Antonio, che la persona non c'è e lui attende di essere ricomposta. Questa persona, perché si deve ricomporre? Perché l'uomo è questo, ed è questo il mistero dell'uomo, che è un mistero grande. Possiamo chiudere? Bene, è giunto il momento dei ringraziamenti. E grazie a tutti quelli che, tutte le sedi che ci hanno seguito fino ad ora, ormai sono 3 anni pure che facciamo sempre questi incontri in diretta e siamo sempre stati seguiti. Grazie a tutti i ragazzi che sono qui perché loro animano questo incontro con le loro domande, con la loro presenza, i loro inviti. Ringraziamo anche a Padre Costantino che anche dal web la salutano e la ringraziano sempre per questa
per questo suo modo di spiegare molto semplicemente le cose, di esserci sempre accanto in questo cammino di fede. Poi ringrazio anche i tecnici, perché senza di loro questo streaming non sarebbe in onda, quindi ringrazio a Danilo, a Marco, a Domenico, a Mimmo, a Franco, ad Antonio, a tutto quel lavoro invisibile che però rende tutto questo visibile. E ringrazio anche a Don Francesco Brancaccio, che cura la diretta Twitter e non solo, perché si interessa sempre degli argomenti, dei meditare, quindi ci segue anche lui sempre. Ringrazio il parroco Don Mimmo Concolino, che ci ospita e ci dà sempre a disposizione anche il salone, e dulcis in fundo ringraziamo la signora Maria Marino, l'ispiratrice e fondatrice del Movimento Apostolico, perché senza il suo sì noi non saremmo qui ora a parlare di corpo, spirito e anima, non saremmo qui a parlare di Gesù. E ringraziamo anche la Presidente, che sempre ci incoraggia e sempre ci sostiene, Cettina Marraffa. Detto questo, io grazie ancora a tutti e ricordo che però, sì, l'incontro dei giovani è finito, ma il movimento non va in vacanza, perché la fede non va in vacanza, Gesù non va mai in vacanza, quindi l'incontro del lunedì c'è sempre, le catechesi ci saranno sempre, le adorazioni eucaristiche ci saranno sempre, tutte le attività le troverete sul sito. Qualsiasi informazione sul movimento apostolico la trovate sul sito movimentoapostolico.it. Trovate anche i vari commentari curati da Padre Costantino, quindi la formazione, oggi ancora di più, no? Abbiamo sentito che la formazione è fondamentale, quindi possiamo continuarci a formare. Possiamo anche continuare a rivedere i video, a breve saranno anche caricati le trascrizioni in ogni formato. E grazie ancora di tutto e approfitto anche per ricordare a tutti gli universitari di Catanzaro e provincia che proprio sulla tematica dell'anima e l'incontro Universus, ci sarà la serata Universus il 21 maggio al Palazzo della Provincia di Catanzaro, e la tematica è: cos'è l'anima? Nuove prospettive di confronto tra scienza e pensiero cristiano. Quindi si allaccia anche con la domanda fatta da Daniela. Grazie ancora a tutti e ci vediamo alla prossima. Facciamo una preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre della Redenzione, Regina della Pace, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti voi.